La multiutility del gas Estra acquisisce nuove quote di Ascoli Reti Gas, arrivando così a detenere il 90% della società Piceno Gas Vendita, che svolge attività in 37 comuni delle province di Ascoli e Teramo. Con questa nuova acquisizione Estra conferma la sua fase di sviluppo del Medio Adriatico ed è il primo operatore nelle Marche. Estra è una grande azienda e dopo questa acquisizione è ancora più forte nella seconda regione, che sono le Marche. Ormai siamo il primo operatore nelle Marche. È una grande azienda che migliorerà sicuramente le performance di Piceno Gas con tutti i sistemi, diciamo, più moderni e, diciamo, che garantiscono maggiori performance a livello commerciale, non dimenticando le nostre medesime ragioni territoriali, perché siamo aziende originate dal pubblico, noi siamo una grande multiutility che non dimentica le proprie origini e che privilegerà il servizio di prossimità. Per noi i cittadini, diciamo, i clienti sono cittadini, quindi garantiremo la vicinanza al territorio e alle istituzioni. Estra si trova a affrontare sfide importanti. Oggi nel mercato siamo di fronte a una rivoluzione. Nel 2018 ci saranno grandi cambiamenti imposti dalle implementazioni normative sia sulla distribuzione del gas che sul libero mercato, e noi ci prepariamo a questa sfida con importanti investimenti, appunto. Stiamo crescendo non solo per naturale progressi commerciali, ma per acquisizione, e non a caso abbiamo acquistato delle consorelle, delle aziende che condividono con noi il medesimo DNA. A breve ci quoteremo anche in borsa, prevista per novembre, e otterremo ulteriori importanti risorse per garantire il posizionamento di Estra, che è tra le prime 10 in Italia. Di investimento anche sul territorio? Investimento, diciamo, collegato allo sviluppo commerciale, quindi presenza di store, cioè di uffici, contatto fisico, rifuggire a risponditori automatici, a call center dall'estero, servizi di prossimità, vicinanza alle istituzioni, collaborazione anche a importanti iniziative che ci saranno proposte come Piceno e come Estra sul lato culturale, sportivo e anche sociale. Una sfida forte che abbiamo affrontato nel momento in cui all'orizzonte si presentava una certezza che ci imponeva una scelta, quella della liberalizzazione totale del mercato della vendita del gas. Allora di fronte a noi un bivio, quello di aspettare fatalisticamente quello che sarebbe accaduto oppure quello di approntare una strategia trovando un partner forte ma che condividesse con Piceno Gas Vendita l'ispirazione territoriale e non capitalistica. Da questo punto di vista la gara è andata veramente molto bene, perché non solo il prezzo di corrispettività che abbiamo ottenuto dal mercato e dalla gara pubblica è stato veramente molto importante e significativo, ma perché abbiamo incrociato sui nostri destini quello di una società che, come Piceno Gas, viene dal territorio. Estra del resto è l'esito della fusione di società, di public companies del comune di Arezzo, di Prato e di Siena. Quindi da questo punto di vista ci troviamo a casa, perché condividiamo l'idea che la massimizzazione del profitto è necessaria, utile e opportuna solo dopo aver conquistato in maniera trasparente e conveniente il grande pubblico e il cittadino. Che tipo di garanzie dà questo 10% che avete in house ancora? Noi abbiamo chiaramente cercato di fare una gara che garantisse anche delle cautele e munisse il comune di Ascoli Piceno di alcuni credit card. In particolare noi abbiamo dei patti parasociali che confermano e cristallizzano la possibilità e la necessità che il marchio rimanga Piceno Gas, che la sede rimanga Ascoli, che si facciano degli sviluppi occupazionali che partano dal mantenimento dell'attuale dotazione di capitale umano, ma che prevedano anche un impiego e quindi ulteriori risorse da reclutare nel territorio. Da questo punto di vista però sono convinto che non saranno solo le fredde parole del contratto che abbiamo siglato con Estra, in pratica mi riferisco al patto parasociale, ma la volontà di Estra di condividere con noi un cammino. Noi siamo convinti infatti che solo riuscendo ad ottenere una intima condivisione del nostro territorio, della nostra comunità, con le finalità commerciali di Piceno Gas Vendita Estra si potrà raggiungere quel risultato, ovvero di rimanere non solo indenni alla grande sfida della liberalizzazione, ma addirittura di uscire molto bene e di posizionare questo territorio, che è tutto compreso fra le Marche e la Toscana, ai primi posti dei nastri di partenza per andare verso il 2019.